combattere la buona battaglia come l'Apostolo Paolo e sapere che è il Signore che dona la forza per compiere la missione che ha disegnato per noi. Lo ha chiesto Papa Francesco all'Angelus per ricordare che la Chiesa è missionaria e testimone di misericordia, il motto dell'odierna giornata missionaria mondiale. L'esperienza dell'Apostolo delle Genti, evidenziato il Pontefice, ci ricorda che dobbiamo impegnarci nelle attività pastorali e missionarie, con lo spirito di sacrificio dell'atleta che non si ferma nemmeno di fronte alle sconfitte, ma sapendo che il vero successo è dono della grazia e che è lo Spirito Santo a rendere efficace la missione della Chiesa nel mondo. Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio, ha ribadito il Papa, coraggio e fiducia, che non significa avere garanzia di successo. Ci è richiesto il coraggio per lottare, non necessariamente per vincere, per annunciare, non necessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare polemici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per aprirci a tutti, senza mai sminuire l'assolutezza e l'unicità di Cristo, unico Salvatore di tutti. Ci è richiesto coraggio per resistere all'incredulità senza diventare arroganti.